Benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi giochiamo a Cat Goes Fishing. Quindi banalmente un gatto che va a pescare, perché giustamente i gatti mangiano i pesci, che poi in realtà è una diceria, i gatti non mangiano i pesci, ma facciamo finta che i gatti mangiano i pesci e quindi va a pescare. Una volta noi lo aiutiamo a pescare per mangiare pesci. Il tonnellino ha vomitato. Giusto per sfatare, no, allora, ci sono gatti che mangiano il pesce, però è una roba, no, cioè qualcuno proprio, ogni tanto. Non è che gli ho dato il tonno che mangiavo noi, ho comprato la pappetta al tonno e l'ha vomitata di brutto. Bella quindi. Storia. Allora, il gioco però graficamente è super mega carino. È troppo dobbiamo, carino. Questo è il nostro gattino, far così, tirare. Ok. Non prendiamo nulla. E non prendiamo nulla, giustamente. Oh, vabbè, però. Devo prendere i piccolini. Oh, che ti stai a mangiare il mio pesce? Però forse è positivo. Niente, lo dobbiamo vendere così. Allora, Sel, vendi. Ok, perfetto. Ho capito come funziona. Io no. Io sì, guarda. Aspetta. È infame. Praticamente lui lo puoi pescare solo se hai un pesce come esca. Il problema esatto. È che è un infame maledetto e furbo. E quindi ti frega. Lo voglio far fuori quel sto pesce. Per spaccare qualcosa. No, io sto per andare con una lancia, capito? Ma poi sempre in mezzo alle scatole, sempre lì sta. Oh, sono riuscito a fare un bel tiro. Vai. No. È un maledetto. Ma non riesci a farlo abboccare. Cioè ti mangia il pesce e basta. Dici? Sì sì. Altrimenti proverebbe ad abboccare. Invece no. Secondo me perché non abbiamo un pesce abbastanza grande come esca. Vai su prima che devi ci rubi. Devi ignorarlo, yes. Vedi, è vendere, esatto. Allora aspetta. Nuova missione. Dobbiamo prendere un mustard fish. Che sappiamo sicuramente qual è. Ok. Qual è il mustard fish? Ma che ne so. È quello. Secondo me è questo. Stai sbagliando. Ok. Non deve abboccare. Ma come, hai qualche idea in mente? Devi pescare schivandolo. Fine. Quindi dici? Andare più lontano per fare il tiro. Esatto, così di lato. Vedi, e tu lo schivi. Ok. Super. Che infatti ti dà 200. Ma cosa servono i soldi? Prima o poi lo scopriremo. Ok, tu però continua a pescare. Credo che finché non prendiamo un mustard fish. Sei troppo ansioso. È lui il mustard fish, Fede. È quello il problema. Sei sicuro? Sì. Vedi che è un infame? È molto difficile. Questo era incredibile. Però tanto adesso vado lì e lui mi ruba. Vedi? Guarda sto schifoso infame. Perché questo è un cuddlefish. Quello è il mustard fish. E tu come prendi un mustard fish? Hai provato a pescare quelli viola e provarlo a usare appunto come no. Esca per il mustard fish. Proviamo. Sono un po' più grandi. No, non mi piace manco questo. Lancio incredibile. Sì, e adesso lui ruberà. E invece no, non ce l'ha fatta. Perché è molto scarso. Questo lo prendo. Vai. Vai. Questo vale anche tanto perché valgono 200 qui. I soldi li abbiamo, ma poi non posso andare al negozietto a spendere. È quello il problema. Prova a fare magari livello 2. È quello che sto cercando di fare, Fer. Che così probabilmente sblocchiamo. È la mia speranza, Fer. Questi non riusciamo. No, perché non andiamo abbastanza a fondo. Ah! Io non so perché il gioco non ti dice i tasti. Quindi dopo 2 ore e mezzo ci sono arrivato. Allora, credo che dobbiamo comprare queste robe, no? A che prezzo, scusami? Non si sa. Allora, ma noi non abbiamo una barca da muovere, giusto? No. Allora, ok. Ma dimmi che non funziona, no? Cosa possiamo fare della nostra vita, Fer, in questo momento, secondo te? Dovrebbe essere H. Sì, ma non funziona neanche questo. Sell abbiamo già venduto. Musica da mutare non ci serve a nulla. Però, guarda, ho preso talmente tutto che c'è solo lui ormai. Esatto. Vedi? Sì. Ho finito tutto. Stiamo provando cose. Ho dovuto riniziare la partita. Io mi sto triggerando, Fere. Cioè, come si fa quello che devo fare? Allora, abbiamo visto un video, vi spiego, in cui catturano il pesciolino viola, ritirano la canna da pesca e così si forma un'esca maggiore per poter prendere quell'accidente di mustard fish. Secondo me devo fare livello 2. E quindi avevo perso troppi pesci e avevamo perso la partita così. Esatto. Io ho questa teoria. Quindi facciamo in questo modo. Ecco. Ecco, vedi, 750, Steph. Dobbiamo fare un altro pochettino di soldi. Ok. Abbiamo la nuova canna da pesca. Questa è potentissima. Siamo pronti. Vabbè, ecco, dai, pesci, allora, cioè. Sì. Infame, schifoso. Ok. Come
Vedi, vedi, ora funziona. Adesso puoi prendere sto maledetto. È così, ve lo dicevo. 450, dai, allora abbiamo capito. Comunque vendi. Non so chi avrebbe dovuto spiegarci queste cose. Ma allora, il gioco non ha tutorial, non puoi scegliere la risoluzione, esatto. Non ti dice che esistono i tasti. Noi infatti, voi lo vedrete grande, sei ma noi stiamo giocando, guardando il gioco in un riquadro tipo così piccolo, perché non puoi scegliere la risoluzione. Quindi è così, lancia e impara. Sì, vai. Dobbiamo prendere il cuttlefish. Li abbiamo già preso. Cavolo, stava succedendo cos'era? Lì? Cos'era? Non lo so. Allora, ma sono quelli allora. Perché i pesci danneggiati non contano per la tua missione. Quindi se sono feriti, ovviamente già mangiucchiati, non vengono considerati validi. Non ti voleva te. Ok, vendi, perfetto. Abbiamo il catalogo. Ah, quindi adesso possiamo sapere quanto valgono. Ok. Pensavo fosse un catalogo per comprare, ma in realtà è la collezione dei pesci. Anche io, per anche io. Perché devo pescare solo quelli viola quando non mi servono? Non lo so. Sempre così. Bocca. Mi sto triggerando. Perché prima era pieno di pesci blu quando non ci servivano, adesso non ce ne sono più. Questo. Via, prima che ti veda quell'altro. Uno di tre. Scappa. Tira. Okay. Noi invece che venderlo, hai capito? Ci togliamo una volta per tutte sto schifoso infame. Sì. Via, ciao, arrivederci. E ora noi basta che facciamo così e siamo sereni e tranquilli, perché in questa zona non c'è più nessuno che campera. Sì. Strategie di pesca. Se non sono intelligente io, signori. Allora, ok, vendi, nuova missione. Purchase a rod attachment. Dove sono? Cosa sarebbe un attachment? Ah, eccolo. Allora, ok. L'altro che fa? Scegli uno dei due, dai. Bellissimo. Ma ci prendiamo anche l'altro, Fere? Perché noi siamo qua ricchi. Siamo disposti, vedi, c'ho anche i simboletti. Cioè, sto gioco è incredibile. Ah, è vero che abbiamo la nuova missione. Dobbiamo prendere un grumper ora. Ma qual è il grumper? Il grumper, secondo me, è il grumper. Sarà quello che abbiamo visto. Ma noi possiamo guardare il catalogo per scoprire chi è Grumper. Non l'abbiamo mai visto. Ma non è neanche questo. Secondo me è questo il Grumper. Ma la forma era diversa. Secondo me è lui. Il problema è che è difficilissimo. Vediamo. No, forse non è lui. Vedi. Forse hai ragione. Allora, però secondo me per farlo devi avere... Che noia. È quello! L'ho visto, ecco, tutto a destra. Come ci dovrei arrivare? Ma è quello, sono sicurissima. Con una canna da pesca migliore, Steph. Ma sai quanto costa? Fai vedere? 10.000. Ma sei pazzo. Non l'abbiamo mai preso questo. Vai. Kingfish, 3.50. Comunque, non so che lancio fosse. Comunque non male. Io sto sperando che a livello 5 ci possiamo permettere qualcosa, esatto, di più. Esatto, magari ci dà un po' di soldi per aver fatto un nuovo livello. Forse. Allora, vai. Qualcosa di carino? Vabbè, dai. I kingfish, mannaggia, fanno un giro tutto strano. Quindi ho becchi il tempismo. Qualcosa di migliore, mannaggia te, mannaggia. Ti rilancio adesso, schifoso. Cosa abbiamo sbloccato? Non lo so. C'era l'Lure Shop, tipo. Hai cliccato subito, Steph. Tu. Vieni. Hai attirato però. Eccoli qua. Ah, eccole, rocket bomb. Ecco come lo prendi. Dove siamo finiti? Cos'è tutta sta roba? È difficilissimo sto gioco, signori. Sono questi, maledetti. Ma questo, dici? Sì. Sì, Staff. Perché nella stessa categoria del... come si chiamava? Di questo, del Mustard Fish. E quindi hanno la stessa grandezza. Ed è per forza quello a livello di forma. Non so se capisci, sono disperato. Sì, lo so. Eccolo. Vai. Andate bene tutti. Ce l'abbiamo fatta. È
questo, è questo, sono sicura. Grumper, Grumper, te l'ho detto che era lui. Vendi. Allora, nuova missione. Swooper, non so chi sia. Chi erano gli Swooper? Non lo so. Allora, catalogo. Ah no, gli Swooper sono quelli viola. Ah, dai. Pensavo fosse qualche pesce che non avevamo ancora catturato. Quando ti serve non c'è mai, quando ti serve sempre in mezzo alla scatola. No! Puoi fare la super esca. Ci provo? Sì. Puoi prendere qualcosa di esageratamente gigante. Tipo questo. Ma dai, infame! Sì? Non sappiamo neanche che cos'è, ma lo stiamo prendendo. Sono emozionatissimo. Quanto è grande. Gigantesco. Ma sei pazzo? Vai. Questo vale un sacco di soldi. 3.004. E abbiamo sbloccato una nuova sezione. Ok, quando fai tot missioni ottieni le cose, perfetto. Io di roba sto gioco. Incredibile, eh? Vieni, top. Tanto lo rilancio. Ma per... ti servono per la missione? Sì, ma me li conta, l'importante è che li peschi. Ah, ok, perfetto. Non li devi vendere. Però il mio obiettivo è lui per rifare il lancio. Se facciamo altri 3.004 compriamo una nuova canna da pesca. Vediamo. Allora, il pesce, cioè la famiglia di questo pesce. Però l'arancione ci segue, mannaggia. Merita cose brutte. Allora, dai. Veloce, 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 prima che ti punti qualcuno. Opla. Non ce ne sono altri, Viola, sono finiti. Qui. Quando mi hanno mangiato l'esca è tornato. Perché ogni tanto comunque tornano, quindi devi solo aspettare. Io l'ammazzo. Allora, fatti una vita. Sempre lì, oh. Sempre lì. No, ma lo faccio fuori. Ho fatto una provata incredibile. Cioè, che l'hai visto come ho schivato? Incredible. Allora, vendi. Nuova missione, il round fin, che comunque avevamo anche già trovato. Ma soprattutto, ragazzi, la nuova canna da pesca. Che ci fermiamo così per questo video. Fateci sapere se volete vedere di nuovo un gatto che pesca pesci. È molto, molto carino. Carino, molto bello. Sotto, come sempre, come gli altri video, iscrivetevi al canale, campanellina. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!